Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Resident Evil 5. Vi ricordate che eravamo rimasti qua? Beh, se non voi ricordate significa che non avete visto l'altro video, mortacci vostra. Quindi lasciate un bel pollicione in su subito, se no ci dimentichiamo. E abbiamo superato quella zona dove c'erano due con la motosega che ci hanno lasciato due tesori, forse niente male. E li abbiamo superati, devo dire, con grande facilità, anche perché abbiamo potenziato molto le nostre armi, anche perché ho lootato davvero tanto. E per lootato è cercare i tesori, cose nascoste. E siamo arrivati in questo punto ben armati, con non troppe munizioni, anche perché sennò sarebbe davvero troppo facile. Devo dare forse un'altra arma a Shiva. Probabilmente gli dovrò dare un'altra arma a Shiva. Secondo me è amico, immaginavo che era amico. Josh? Shiva? You're alive. Ah, era quello che cercava lei. How did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Noi siamo il fottuto resto del team, hai capito? It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Ok, quello nero sicuro è morto. Mo' fate quello che cazzo vi pare. Sicuro, morto. Morto, sicuro. Questo sicuro, vabbè. Oh, così che dovrebbe essere. No, 60 colpi. Oh, vedi, un colpo, vada via qui. Oh, tacci vostra. Ok. Madonna, che tensione. Quindi magari lui adesso digita a culo, mentre noi appunto lo difendiamo. Mamma mia ragazzi. Beh, io nel dubbio ve sparo a tutti. Poi chi rimane, chi si arsa, un'altra cinquina, eh. Ok, siete tutti fortunati. Ok, per fortuna ce l'abbiamo per tutti ragazzi. Ok, tanta roba. Aspetta, devo, aspetta, ti dare una palata, amico mio. Riesce per me. Ok, quanta roba c'è per terra che non posso prendere. Forse un pochino troppa. Vabbè, ma questa, l'accecante, sì, saranno utili. Brava Shiva. Ma io non le utilizzo. Là siamo full. Lì ci abbiamo. Aspetta, c'ho un'idea. Ok. Ma no, mortacci mia. Me dai. Che me dai? Che me vuoi dare? Dammi questo, dai. Ok, questo faccio così e curo. Aspetta. Ok, bomba a mano l'ho presa, ho preferito tantissimo. Queste prendile te, che io so praticamente pieno. Questo famo così. Aspetta che c'è uno che vuole dare una cracca. Ok. Ah, ok, lui l'ho fatto volare fuori dalla finestra, così almeno ce lo siamo torti dalle palle. Anche se questo giro potrei fare anche un pochino diversamente, tipo così. Ok, Shiva, se sparassi un po' di più, mortacci tua. Ah, il gancio dovuto a te perché mi stai sulle palle. Ma chi se ne frega, ti è. Mortacci tua quanto sei grosso e prepotente. Vai che secondo me finiamo solamente le munizioni così. Vai Shiva, guarda che se entra qualcuno qua so cazzi. Non è... Oh, l'hanno fatta entrare. A posto, grazie. Un bel cazzottone. Ti parò, ti coglioni, entra. Boom. In faccia gli è arrivato. Oh, vedi? Che delle volte l'intelligenza artificiale è molto avanzata. Ok, quindi move. E muovemo, se va. Facci vostra. Ok. Ah, gli ha tagliato la culla. Ok. Peccato che sti zombie sono un pochino tutti uguali, perché, vabbè, prima o poi ci arriveremo forse, no? Gancio! Bravi, andate di sotto, dai, che non ci abbiamo tempo. Brava Shiva, che hanno usato due barili qua. Ok, questo lo prendo. Tu prendi Shiva, poi al limite buttiamo, che ce frega. Ok, quindi ce ne andiamo giù.
Qua non c'è niente. Lo so, se no non ci andavo. Ok, chissà sembra che cacchio chissà che io ho fatto. Qualcuno mi dà una mano a dargli i pistoni, per favore? Che qua c'è gente un po' stronza. Oh, vedi? Che bravi. Questo lo accorgo io. Questo lo accorgo io. Tu devi morirci male perché non me ne frega niente. Ok. Ce ne andiamo di qua. Qui c'è un'altra volta quello che deve controllare, deve schiacciare a cazzo i tasti. Qua so pieno, perché so pieno. Ok. Faccio di questo. Faccio di questo. Faccio di questo. Faccio di questo. E carico questo. Non sono riuscito. Dai, dai, dai. Me faccio questi, eh. Madonna. Oh, madonna mia. Che cazzo ho visto. Raga, dato che si è aperta la porta e lui dovrei sprecare un sacco di munizioni, direi che se ne poteva andare pure a fanculo subito, senza star per tempo quello che ha la motosega per un tesoro. No, no. Vieni, vieni, che avrei sprecato un sacco di munizioni. Lui, strano che ancora sia vivo, sinceramente, perché non me lo aspetto delle volte. Non... Ok. Ok. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Adesso io non te voglio di niente, Shiva, ma questo già è morto e tu non lo sai. Okay. È già con la piede, con piede dentro a... fuori alla fossa, perché il restante c'era tutto nella fossa. Ok. Fucile a pompa, damogli una bella caricata. Ok, Shiva sta messa malissimo. Shiva non ha colpi. Shiva non ha assolutamente colpi. Ok, comunque io mi chiedo. No, gli devo comunque dare un'altra arma, tipo un altro fucile a pompa anche a lei, perché adesso le munizioni della pistola stanno diventando davvero rare. Sembra una cazzata, ma stanno diventando rarissime, ragazzi. Ok, munizioni del mitra che potevo lasciare a lei. O munizioni pistola, così almeno lei ricarica e sta un attimo bene per qualche secondo. Qui non mi fa andare perché probabilmente non è, è solamente di copertura come cosa. Qua siamo saliti. Qua, ok, quindi noi ce ne andiamo da quest'altra parte. E ce ne andiamo esattamente qua. Shiva, come on, please. Shiva pure consuma proiettili. Non vi credete che è una consumona? Oddio, perché questo posto me lo ricordo. Aspetta un attimo. Vieni qua. Non li prende. È deficiente. Shiva è deficiente. Quando fa così è scema. Ok. Sapete che c'è, raga? Io questo qua. Guardate, mo' mi avvicino e rompi i coglioni lei, eh. Allora. Lei ci è rimasta male. E infatti guarda la vita con un altro mondo. Con un altro aspetto. Perché tanto. Guarda, mi tocca fargli pure da portantino. Perché lei si è incastrata là davanti. Incredibile. Vabbè, raga, Shiva è rimasta bloccata. È rimasta bloccata e vaffanculo. Ecco. Ecco che. Bene. Sei rimossa. Grandissimi. Ma ha sparato a cazzo col mitra. Ma prima o poi lo prendete, no? Questa chi è? Non è Keita, eh. Ma sparate, yeah. No, wait. Fire. Bene. Bene, quanti. Oh, che bello. Che bello. Ah, perché se vai tu là io mi tuffo e mi prendi. No, mortacci tu, eh. Pure il tempo c'avemo. E mi faccio largo. Sia con questo. Ok, ma c'era davvero bisogno, Shiva? Ok. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Salta giù. Io non me inculo nessuno. Me ne vado senza problemi. Prendo solo la roba che eventualmente... Niente, siamo pieni. Shiva, prendi te, mortacci di te. Ok. Saliamo qua.
Speriamo di non ve prende nessuna. Ok. No, non te voglio dare un abbraccio, quindi mi rompo le palle. Ok. Ma sì, non apri la porta. Dai il pestone a quello, così fammi il dispetto. Orca merda. Ok. No, i cavalli, porco Giuda. Ok. Ok. Cavallo di merda. Ok. Io però qua ci voglio entrare. Cane di me. Ok. Shiva sta prendendo. Oh, la madonna, quanti. Senti, nel dubbio. No, mi sono incastrato per bene qua dentro, raga. Shiva. Oh, vaffanculo, no? Beccate questa, così te impari. Ok. Andiamo, Shiva. Andiamo, Shiva. Abbiamo perso pure troppo tempo, vai. Ma sì, lasciali, che tanto sti cacchi. Stanno 68 barche comunque, non ve lo dire. Attenti, accetta! Ok. Ok. Accendiamo il motoscafo. Che dite? Se ne andiamo? Madre Sandessima. Raga, è esploso. D'accordo, siamo tutti vivi. Non stiamo qua a guardare. Cioè, nel senso, capitolo 3, 2, finite. Ok, grado A. Comunque, stiamo andando molto, molto bene. Ma davvero molto, molto bene. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro CCP89. Ciao ciao!